Ok, credo che a questo punto possiamo cominciare. Vedo che sono collegati una buona percentuale di quelli che si erano iscritti. Niente, inizio col ringraziare tutti per la partecipazione a questa prima puntata dei corsi tecnici Lati. Sono Andrea Azzini, Business Development Manager di Lati. Sono onorato di essere relatore di questa prima puntata di una serie di webinar che rappresentano un po' la versione online dei corsi che solitamente ospitiamo in azienda o che portiamo presso i nostri clienti e che quest'anno si tengono in questa forma, in questa versione più nuova, diciamo. Credo che molti di voi conoscano già Lati e cosa fa Lati. Non ho intenzione quindi di dilungarmi molto a raccontare chi siamo e cosa facciamo. Spenderò solo due parole, diciamo di reciproca presentazione, per lasciare spazio agli argomenti più tecnici. Allora, Lati è un compoundatore, quindi è un produttore di compound termoplastici, che significa polimeri caricati con opportune miscele di rinforzi, fibre, cariche, in generale di additivi funzionali, che ne modificano le proprietà che possono essere la resistenza meccanica, la resistenza termica, le proprietà elettriche o la resistenza al fuoco, permettendogli di assolvere a funzioni diverse in ambiti diversi, dal settore elettrico all'elettrodomestico, l'automotive, eccetera. Lati è un'azienda italiana ed è un'azienda familiare, arrivata alla sua terza generazione di imprenditori e con 75 anni di storia, che oggi fornisce circa 40.000 tonnellate di prodotti, che significa più di 2.500 codici diversi, a quasi 2.000 clienti in più di 20 paesi nel mondo. Non mi dilungo su fornirvi dati finanziari o amministrativi, sono facilmente reperibili e poi penso che davvero tanti conoscano chi è e cosa fa Lati. Sottolineo solo un aspetto che mi sta particolarmente a cuore. Dei 280 dipendenti che a tutti i livelli oggi lavorano in azienda, quasi il 10% sono esperti in chimica o ingegneria dei materiali che ricoprono varie funzioni in ricerca e sviluppo e in assistenza tecnica. Questo perché l'ambizione di Lati è da sempre quella di non vendere un granulo di plastica, ma di creare qualcosa di innovativo per e con i propri clienti, che negli ultimi anni sono sempre più dei veri e propri partner nella realizzazione di ogni applicazione. Ecco, detto questo mi fermo qui, vi invito a visitare il nostro sito web e a seguire la nostra pagina LinkedIn, che sono entrambi sempre molto aggiornati sulle nostre attività. E veniamo al programma di questa serie di incontri che inizia oggi. Come dicevo, da sempre Lati organizza presentazioni, aggiornamenti, corsi tecnici, in generale su tutti gli aspetti del mondo dei materiali plastici. Quest'anno per la prima volta lo facciamo in modalità completamente online. E lo faremo attraverso, lasciatemi dire, una sorta di viaggio in cinque tappe che da qui a giugno cercherà di esplorare nel modo più rigoroso possibile, pur senza cadere in tecnicismi troppo spinti, passando attraverso questi temi. Innanzitutto, che cos'è un polimero? Che tipologie esistono? Che proprietà hanno? E come possiamo modificarle e migliorarle eventualmente? A quel punto ci chiederemo, nel caso di una specifica applicazione da realizzare, come scelgo il materiale più adatto? E per farlo, che parametri devo cercare sulla letteratura tecnica? Infine vedremo, una volta fatti tutti questi passaggi, cosa occorre tenere presente nel progettare un componente in plastica e a cosa prestare attenzione nel realizzarlo in produzione. Oggi, in questa prima parte, vedremo che cos'è un polimero, quanti e quali ne esistono, e alcune delle loro proprietà fondamentali. Quindi possiamo partire. La prima domanda, dicevo, è che cos'è un polimero? Allora, penso che non serva essere dei chimici per sapere che tutta la materia che ci circonda è fatta da dei mattoncini elementari, che chiamiamo atomi, e che sono relativamente pochi, sono circa una novantina, ma che combinandosi insieme in vari modi formano un numero enorme, sterminato, di quelle che chiamiamo molecole, e queste sono i veri costituenti della materia che ci circonda. Ne ho rappresentate alcune, delle più semplici, forse delle più note,
quello che volevo sottolineare è che le molecole sono oggetti, chiamiamoli così, piuttosto semplici. Abbiamo qui una molecola d'acqua, è fatta da tre atomi, due di idrogeno, uno di ossigeno, il metano, un atomo di carbonio e quattro di idrogeno. Ancora più semplice, il sale da cucina, il cloruro di sodio, fatto da soli due atomi, uno di sodio e uno di cloro. Accanto a molecole però come queste, che potremmo definire semplici, ne esistono altre, magari non così note e diffuse, ma che sono molto, ma molto più complesse. Un esempio che viene subito alla mente sono quello delle molecole biologiche, quelle prodotte dagli esseri viventi. Faccio un paio di esempi molto, molto banali. Le proteine che costituiscono la struttura degli esseri viventi sono molecole composte da un numero di atomi che può andare da 1000, le più semplici, fino a 300.000 e oltre atomi. Ma molecole anche più grosse, il DNA, ad esempio, sapete tutti cos'è, no? È la molecola in cui è scritto il codice genetico di tutti gli esseri viventi. Bene, una molecola di DNA comprende da 3 a 16 miliardi di atomi. In mezzo a questa classe di molecole stanno una famiglia un po' particolare, che è quella dei polimeri. Qui ne ho rappresentato uno, quello del PVC. Le molecole dei polimeri sono formate da migliaia o decine di migliaia di atomi. Rispetto all'acqua o al sale da cucina, queste molecole sono enormi e per questo prendono il nome appunto di macromolecole. Ma guardate quelle mostrate qui. Qual è la differenza principale tra le prime due, quindi quelle biologiche, e la terza, un polimero artificiale in questo caso? Beh, la differenza sta nella complessità. Le prime due sono molecole della struttura estremamente complessa, mentre la terza, la molecola del PVC, è grande, ma in realtà è piuttosto semplice. Piuttosto semplice in che senso? E i polimeri sono formati da molecole semplici, che prendono il nome di monomeri. Un monomero può essere una molecola come l'acqua o anche poco più grande, al massimo formata da qualche decina di atomi, ma in condizioni particolari queste molecole semplici si possono unire tra loro a formare appunto un polimero. Un polimero formato dalla ripetizione di unità tutte uguali, in questo caso allora prende il nome di omopolimero, oppure con un'alternanza più o meno regolare di monomeri diversi e forma i cosiddetti copolimeri. In ogni caso, delle catene di centinaia, migliaia o decine di migliaia di unità piccole ripetute una dopo l'altra in un modo quasi banale. Per questo, in questo senso, un polimero è sì una macromolecola, ma è al contempo una macromolecola semplice. Sono sostanze strane? Sono rare? Beh, in realtà mica tanto. Esistono polimeri naturali, ve ne presento due. La cellulosa e la lignina. Queste sono macromolecole, perché come vedete qui è rappresentata solo una piccola porzione di come è fatta la lignina e la cellulosa, ma sono in realtà molto molto grandi, quindi sono delle macromolecole. Sono costituite dalla ripetizione di unità semplici, le vedete, come una sorta di mattonella, no, che si ripete nello spazio. Sono quindi dei polimeri a tutti gli effetti e sono i costituenti delle cellule vegetali e del legno. Questi due polimeri in particolare costituiscono circa il 70% della biomassa totale presente sul pianeta. Quindi capite che i polimeri sono sostanze molto diffuse anche in natura. A partire dalla fine dell'Ottocento, prima tramite scoperte per lo più casuali, come nei film, il classico alambicco che esplode in laboratorio e non si capisce bene cosa è successo, poi sempre più in maniera sistematica, i chimici hanno cominciato a sintetizzare un gran numero di questi composti a partire dalle più diverse molecole semplici. Ad esempio, alcuni di questi li conosciamo molto bene, a partire dall'etilene, un gas formato da due atomi di carbonio e quattro di idrogeno, che è uno dei principali, prodotti gassosi della raffinazione del petrolio, abbiamo creato il polietilene. A partire dal cloruro di vinile, che è un monomero, una molecola che assomiglia molto all'etilene, ha solo quella pallona verde che rappresenta un atomo di cloro, diverso rispetto all'etilene, abbiamo fatto il PVC, il polivinil cloruro. Dal caprolattame, una molecola solo leggermente più complessa, ma non particolarmente, rispetto alle prime due, il nylon 6. Cito questi tre esempi.
tre materiali polimerici famosi e diffusi per rappresentare una gamma di sostanze di sintesi, cioè create dall'uomo, con un grande sforzo scientifico e industriale che è partito in modo sistematico intorno agli anni 20 del Novecento, possiamo dire, e che dopo la Seconda Guerra Mondiale ha accelerato enormemente e che ha portato oggi alle centinaia di polimeri diversi che si possono trovare sul mercato e che hanno veramente cambiato il mondo. Lo vedete anche voi negli oggetti che consideriamo oggi di uso comune, quanta plastica viene utilizzata. Così, giusto per dare un ordine di grandezza all'aggettivo comune, considerate che nel 1950 venivano prodotti, quindi all'alba dell'era della plastica, venivano prodotti nel mondo circa 1,5 milioni di tonnellate di polimeri. Nel 2018 ne sono state prodotte poco meno di 400 milioni di tonnellate. Per certi versi impressionante. Bene, come si passa però da un monomero, cioè da una molecola semplice, a un polimero per via chimica, per via sintetica? Ecco, qui vi devo chiedere di fare un piccolo salto nella chimica. È l'unico che faremo oggi, ve lo prometto, e vi assicuro anche che quello che ci serve sapere non è nulla di difficile, ma è molto utile. Brevemente. Per fare un polimero esistono sostanzialmente due strade, due tipi di reazioni chimiche. Il primo è detto reazione di poliaddizione. Facciamo un esempio, prendiamo il nostro etilene, l'abbiamo visto prima. Tra i due atomi di carbonio, quelli in azzurro, c'è un doppio legame. Allora, torniamo alla metafora degli omini che abbiamo fatto prima, che si tengono per mano a formare una catena. È come se questi due atomi di carbonio fossero due omini che si tengono con entrambe le mani. Se riusciamo a convincerli che si possono tenere anche con una mano sola e ognuno di essi liberarne una per attaccarsi a un'altra molecola che ha fatto la stessa cosa, possiamo unirli insieme. Fuori dalla metafora, se riusciamo ad aprire il legame, che è un primo step di questa reazione chimica di poliaddizione, si formano due legami, due agganci che possono attaccarsi ad altre molecole in una reazione a catena a formare una lunga molecola, una lunga catena, che è in realtà appunto il nostro polimero. Questa è la reazione di poliaddizione. Esiste anche un'altra reazione, ne esistono due, sono queste due, ecco, quindi è abbastanza semplice. Vediamola con un esempio. Si chiama reazione di policondensazione e la vediamo con l'esempio del caprolattame, la latte affezionata in nylon, quindi la vediamo con questo esempio. Allora, il caprolattame, vabbè, crea un intermedio che è quella molecola che vedete a destra. In questo caso, sempre con l'analogia degli omini, questo è come un omino che ha due mani, ma in una vedete che non ha doppi legami, quindi non si tiene stretta a un'altra molecola. Però ecco, è come se avesse una mano impegnata, facciamo l'esempio, a portare una valigia. Se noi la convinciamo a lasciare la valigia e usare la mano libera per attaccarsi a un'altra molecola che avrà fatto lo stesso percorso, cioè avrà lasciato la sua valigia, possiamo unirle in una catena anche queste. Torniamo ancora al caso reale, cioè fuori dalla metafora. Se noi convinciamo, riusciamo attraverso una reazione chimica a far espellere a quella molecola che viene dal caprolattame una molecola d'acqua, questo intermedio che si forma si può unire a un'altra molecola di caprolattame e formare una catena che è appunto quella del nylon 6, della poliammide 6. Basta, la chimica è tutta qua. Perché ve l'ho raccontata? Beh, perché quando dobbiamo scegliere un polimero adatto per una particolare applicazione, dobbiamo procedere, diciamo, restringendo un po' il campo, pescando le possibili scelte all'interno di famiglie che condividano certe proprietà piuttosto che altre. Creare quindi una sorta di classificazione in base alle caratteristiche comuni. E una di queste, la più semplice, una delle più fondamentali, parte proprio da considerare attraverso quale reazione viene sintetizzato il polimero. Quindi noi parleremo di polimeri da poliaddizione e polimeri da policondensazione. Vi faccio alcuni esempi. Tra i polimeri di poliaddizione, alcuni dei più famosi sono il polistirolo, l'espanso che vedete negli imballaggi, oppure quello cristallino che viene utilizzato per fare quei bicchieri da party, quelli che si rompono molto facilmente solo a toccarli. È un polimero da poliaddizione il polietilene. Qui ho rappresentato dei guanti che in questo periodo sono abbastanza famosi, tristemente famosi, ma ecco, esistono vari gradi di polietilene, in questo caso a bassa densità, è un polimero estremamente diffuso. Il suo fratello maggiore, il polipropilene, che è stato uno dei polimeri che ha rivoluzionato di più la
la nostra vita, perché viene utilizzato per una gamma enorme di oggetti di uso comune, soprattutto nell'arredamento. Il plexiglass, polimetilmetacrilato, che è un sostituto del vetro. Il PVC, uno dei materiali più prodotti al mondo e leader, possiamo dire, di tutte quelle che sono le applicazioni nel settore dell'edilizia, ad esempio, tubi, eccetera, ma non solo. Le fibre acriliche, giusto per citare alcuni esempi, tutti questi sono polimeri che nascono da reazioni di poliaddizione. Da reazioni di policondensazione sintetizziamo invece le poliammidi, i nylon, i poliesteri, PET, quello per delle comunissimo delle bottiglie dell'acqua, piuttosto che il suo cugino primo, il PBT, il polibutilene terephthalato. I poliuretani, una gamma immensa di materiali, io ho fatto un esempio citando la gomma piuma, che è un poliuretano espanso, ma ne esistono veramente tantissimi con caratteristiche molto diverse tra di loro. Il policarbonato, materiale trasparente per eccellenza insieme all'altro, al metacrilato, tutta la gamma dei siliconi, eccetera, eccetera, eccetera. E i siliconi in realtà possono essere sintetizzati con entrambe le reazioni, però la maggior parte vengono da policondensazione. Per il fatto che ciascuno di questi polimeri nasce da un tipo piuttosto che l'altro di reazione, fa sì che i due gruppi condividano alcune proprietà che li può rendere adatti oppure da scartare per certe applicazioni. È una prima classificazione, certo non è quella che viene utilizzata più spesso nella pratica. Ne esistono altre, in particolare una che credo sia nota a tutti, che poi è quella alla base di qualsiasi scelta di un materiale da costruzione. Quella che fa riferimento, diciamo, al comportamento, possiamo dirlo, termomeccanico dei polimeri e li distingue in polimeri termoindurenti. Sono stati i primi ad essere sintetizzati, hanno in un certo senso rivoluzionato il mondo industriale. Il capostipite è probabilmente la bakelite di cui è fatto questo bellissimo telefono dei primi anni 50. Tutti i polimeri termoindurenti hanno la caratteristica di non poter essere fusi. Il processo di produzione parte da monomeri in forma liquida in polvere, che vengono colati negli stampi, e a cui viene aggiunto un agente indurente. Una volta che questo ha svolto il suo effetto e l'oggetto è formato, indietro non si torna. Si può riscaldare il materiale arrivando persino alla combustione, ma non rammollirà più, rimarrà per sempre così. Per questo motivo, tante applicazioni che coinvolgevano polimeri termoindurenti sono state soppiantate dall'utilizzo di un'altra famiglia di materiali, i polimeri termoplastici. Sono quelli che utilizziamo noi in lati. Possono essere, diciamo, fusi e formati a caldo un numero indefinito di volte. Questo li rende più facili da trasformare e anche, visto che è un tema sensibile in questo periodo, meno impattanti sull'ambiente, perché potenzialmente, dicevo, riutilizzabili infinite volte. Esiste poi un'ultima categoria che sono gli elastomeri. Gli elastomeri sono quelli che chiamiamo solitamente gomme, che possono essere sia termoplastici che termoindurenti e che hanno in comune la capacità di deformarsi tantissimo quando vengono stirati, piegati, eccetera. Quindi possiamo dividere i polimeri in base a come vengono fatti, in base a come si comportano quando li scaldiamo, ma all'interno della famiglia dei materiali termoplastici, che è quella che, ripeto, più diffusa e poi forse più di interesse per la nostra attività industriale, c'è poi un'altra classificazione, e che è quella la vera, la più importante che solitamente si prende in esame nella scelta del polimero e che fa riferimento alla struttura molecolare del materiale. Allora, vediamola nel dettaglio. La struttura che le macromolecole di un polimero formano le une con le altre, l'abbiamo visto, no? La molecola è formata da un lungo susseguirsi di monomeri, sono lunghissime catene. Come si dispongono? Sono fatte più o meno così, ma come si dispongono all'interno di un oggetto in plastica? Una catena isolata non sta così, non sta tutta distesa in una direzione. Una molecola di polimero sta preferenzialmente così. In una conformazione casuale, chiamata non senza una certa fantasia, probabilmente i chimici difettano di fantasia nel chiamare, gomitolo statistico. Cioè un avvolgimento completamente casuale, appunto come il filo in un gomitolo. Quando di queste molecole ne abbiamo tante,
Questi gomitoli si aggrovigliano gli uni con gli altri a formare un continuo, cioè una struttura completamente disordinata e casuale, in cui le catene polimeriche si tengono insieme le une alle altre solo, ma proprio grazie a questo disordine. Perché grazie ad esso, immaginate sempre questi gomitoli buttati in una scatola e aggrovigliati gli uni agli altri, questi formano dei nodi. Che scientificamente, no? Chi fa scienza dei polimeri chiama entanglement, ma sono proprio dei veri e propri nodi dovuti al loro disordine, e che creano una massa informe, talmente informe che viene appunto definita, i polimeri con questa struttura vengono definiti polimeri amorfi, cioè privi di una struttura definita. Similmente, ad esempio, al vetro, no? Il vetro è un materiale amorfo, non ha una struttura definita. In certe condizioni, però, le cose possono andare anche diversamente. In particolare, se la catena polimerica è molto regolare e magari possiede al suo interno quelli che chiamiamo gruppi polari, cioè delle zone che qui ho rappresentato in rosso e in verde, in cui si accumulano delle cariche positive o negative, queste possono comportarsi come, passatemi il termine, delle piccole calamite. Che attraggono gruppi che hanno segno opposto sulle altre molecole vicine. Quando questi gruppi si attraggono tra di loro, si formano dei legami chimici più deboli di quelli che ci sono tra gli atomi della stessa catena, ma comunque più forti degli entanglement nella parte amorfa, nei polimeri amorfi. Questo è tipico di alcune molecole, come ad esempio il nylon, in cui sono presenti dei gruppi elettricamente negativi e dei gruppi elettricamente positivi. Queste strutture impilate le une sulle altre formano una struttura che è ordinata e non più un groviglio casuale. Si comportano come, passatemi il termine, come delle fascine di legna. Sono più rigide del singolo rametto, quindi difficili da piegare, da deformare. Formano delle strutture ordinate che noi riscontriamo anche da un'analisi al microscopio ottico, riusciamo a vedere queste strutture ordinate sotto varie forme, e che per analogia con le stesse strutture ordinate che sono tipiche, ad esempio, dei sali o dei metalli, prendono il nome di cristalli polimerici. Al contrario di quello che avviene però nei sali o nei metalli, tenete presente, considerate sempre che le molecole di polimero hanno delle dimensioni enormi. Quindi questo fa sì che non riescano mai a disporsi completamente al 100% in una conformazione ordinata. Rimarranno sempre, quindi, all'interno di un polimero di questo tipo, zone cristalline più o meno ampie, chiamate isole, disperse in un mare di pezzi di catena. Che stanno ancora allo stato amorfo, cioè che non hanno avuto la possibilità di disporsi in modo ordinato. Si parlerà quindi di polimeri semicristallini. Polimeri amorfi e polimeri semicristallini sono le due grandi classi di polimeri con cui possiamo oggi lavorare, tra cui possiamo scegliere il materiale per la nostra applicazione. Quanto sono cristallini? Sono semicristallini, ma quanto? No? Quanto semi? Cioè quanto cristallizzano e quanto sono amorfi? Il grado di cristallinità, cioè la percentuale di zone cristalline rispetto al totale, può andare da un 20-30%, ad esempio, del PET, il materiale delle bottiglie d'acqua, no? Ve lo ricordate? A valori tipici del nylon che stanno intorno al 40-50%, fino anche all'80-85% dei polimeri più cristallini, come il polietilene ad alta densità, il POM o il Teflon. Quindi, i polimeri termoplastici possono essere di due categorie, amorfi o semicristallini. Facciamo qualche esempio, vediamo qualche esempio illustre. Qui ho citato anche il nome commerciale che utilizza l'ATIMA, giusto titolo di esempio. Il polistirolo, il polistirene, l'ABS, il SAN, il policarbonato, PPOM, tutta la gamma dei sulfonati, il metacrilato, sono tutti polimeri amorfi. Polimeri cristallini sono le poliolefine, polietilene, polipropilene, le poliammidi, il POM,
il polietilene tereftalato, quindi il PET, il PBT, le poliammidi aromatiche, il PPS, fino alla punta di diamante della gamma dei materiali termoplastici che è il PIC. Tutti polimeri semicristallini. Perché è così importante questa distinzione tra polimeri amorfi e polimeri cristallini? La ragione principale sta nel fatto che dall'essere amorfi piuttosto che semicristallini dipende in modo diretto la gran parte delle proprietà macroscopiche del polimero inteso come materia prima. Ve ne cito solo alcune, le più importanti, ma vi garantisco che sono praticamente tutte le proprietà. I polimeri amorfi hanno una densità inferiore rispetto ai polimeri semicristallini, densità intesa come volgarmente detta peso specifico. Perché? Perché la densità dipende dalla struttura. Immaginate le molecole come delle auto. Se le butto a caso all'interno di un parcheggio, anche poche, occuperanno tanto spazio. Se invece le metto ordinate, come le molecole nei cristalli di un polimero, riuscirò a farcene stare molte di più a parità di spazio disponibile. Fuori dalla metafora, in un certo volume di polimero semicristallino, per effetto del loro ordine, ci stanno più molecole e quindi a parità di volume peserà di più, maggiore densità rispetto ai polimeri amorfi. I polimeri amorfi ramolliscono, parliamo del comportamento termico, mentre i polimeri cristallini subiscono una vera e propria fusione. Prendetela così, la vedremo nelle prossime slide molto più nel dettaglio. I polimeri amorfi sono solitamente trasparenti. Perché? Perché la luce li attraversa indisturbati. Nei semicristallini, invece, la luce che passa attraverso il materiale interagisce con le strutture dei cristalli che la assorbono, la deviano, la riflettono. Risultato, i polimeri semicristallini sono quasi tutti opachi. Quando trasformo un polimero amorfo, questo solidificando ritirerà pochissimo. I pezzi saranno quindi molto stabili dimensionalmente. Un polimero semicristallino invece ritirerà molto di più. Ricordate l'esempio delle auto nel parcheggio. Ecco, impaccandosi all'interno dei cristalli, le molecole occuperanno uno spazio minore di quello che occupavano lo stato fuso e quindi il volume tenderà a contrarsi. Per finire, gli amorfi avranno una scarsa resistenza agli agenti chimici, solventi, oli, grassi, eccetera, e una bassa resistenza all'usura, perché è più facile strappare le molecole le une dalle altre se non sono tenute insieme da legami particolarmente forti. Queste sono solo alcune delle proprietà che dipendono direttamente dalla struttura del polimero. Vedete quante e quali sono e quanto sono fondamentali per la scelta del materiale giusto quando si progetta un particolare in plastica. Ma vorrei concentrarmi in questa presentazione su due in particolare di esse, forse le due più importanti, resistenza termica e resistenza chimica. Partiamo dalla resistenza chimica, perché è così importante? Beh, perché la resistenza chimica costituisce uno dei maggiori vantaggi offerti dai materiali plastici rispetto ai metalli. Capite bene che scegliendo la giusta famiglia di polimero è possibile far fronte alle condizioni ambientali più aggressive, senza la necessità di tutte quelle protezioni aggiuntive, verniciature, passivazioni, protezioni, eccetera, di cui ha bisogno un metallo. Però per farlo, cioè per scegliere correttamente il materiale plastico per un ambiente chimicamente aggressivo, bisogna prestare attenzione ad alcuni dettagli. L'aspetto più importante l'abbiamo visto. Un polimero può essere completamente amorfo o semicristallino. La resistenza chimica dipende strettamente da questa struttura. Infatti le piccole molecole degli aggressivi chimici, acidi, basi, soprattutto solventi, oli e grassi, possono facilmente diffondere negli spazi vuoti lasciati dalle molecole nello stato amorfo e qui agiscono come un lubrificante tra di esse, le distanziano e gli permettono di muoversi più facilmente le une rispetto alle altre. Questo non avviene però, ad esempio, nelle zone cristalline, che sono molto compatte e difficilmente penetrabili. Inoltre, nelle zone cristalline, le catene del polimero, l'abbiamo visto, sono legate le une alle altre con legami chimici e diciamo stanno bene così tra di loro, non sono disposte a interagire con altre sostanze. Cosa succede quindi a livello macroscopico? Beh, che se
Un polimero cristallino è quasi sempre perfettamente adatto ad entrare in contatto con una sostanza, un acido, una base, un solvente. Penso che abbiate tutti in casa dei contenitori in polietilene, semicristallino, che contengono sostanze veramente molto aggressive chimicamente, senza fare una piega. Un polimero amorfo andrà incontro a fenomeni di rigonfiamento, fessurazione, crepe, quando entra in contatto con degli aggressivi chimici, arrivando talvolta fino a disciogliersi completamente nel solvente. Se l'agente chimico è particolarmente aggressivo, se gli lasciamo un tempo sufficiente per agire e magari se l'esposizione avviene a temperature alte che accelerano il processo. Quindi è proprio la natura del polimero, amorfo o semicristallino, che determina la sua capacità di resistere in un determinato ambiente. Questo per quanto riguarda un breve cenno alla resistenza chimica. Ma l'altra proprietà di cui volevo parlarvi e che secondo me è forse la più importante che discende da questa classificazione, si evidenzia nel comportamento a caldo, cioè diciamo in temperatura. Qui che la differenza tra polimero semicristallino e amorfo si evidenzia in modo sostanziale. È importantissimo perché il sapere come la struttura condiziona le proprietà termiche, e perché è proprio la capacità di resistere alle temperature che distingue i polimeri ad alte prestazioni dalle commodities. Quando rappresentiamo questa piramide in cui vediamo alla base i materiali più semplici e in alto i materiali più complessi, ecco, dalla base verso l'alto, di solito che cresce oltre i costi, è la resistenza termica del materiale. Quindi, per concludere questa chiacchierata di oggi, voglio mostrarvi proprio questo aspetto nel dettaglio, cioè come possiamo misurare la resistenza termica dei polimeri e come questa dipenda dalla sua struttura. Allora, il modo più usuale per misurare, per capire come si comporta un polimero in funzione della temperatura, è scegliere una grandezza specifica misurabile e vedere appunto come varia quando scaldo il materiale. Nel dettaglio, di solito si sceglie questa. Cioè si considera una barretta di cui conosciamo le caratteristiche geometriche, gli applichiamo una forza, la tiriamo in buona sostanza, e questa si deformerà allungandosi. Facile, no? È facile immaginarcelo senza difficoltà. Bene, il rapporto tra quanto forte tiro la barretta e quanto questa si allunga, cioè il rapporto tra lo sforzo applicato e l'allungamento, per essere più scientificamente precisi, prende il nome di modulo di rigidità. Si indica con la lettera E ed è un parametro molto utile perché mi dice in sostanza quanta fatica devo fare appunto per allungare una barretta di quello specifico materiale. Più elevato quel numero e più il materiale è rigido, cioè meno si deforma. Useremo questo parametro per misurare la resistenza, il comportamento termico del materiale. Vi do due valori di riferimento. Questa è una scala logaritmica, quindi le variazioni sono molto, da un'attacca all'altra, il valore cambia di un fattore 10, quindi una scala molto molto ampia. Ordine di grandezza, gli elastomeri, le gomme, si deformano molto facilmente, quindi hanno valori di modulo molto bassi. Per ordine di grandezza possiamo dire che stanno tra gli 1 e i 10 megapascal. I materiali termoplastici tecnici, quelli che utilizziamo noi, il nylon per esempio, presentano valori di modulo che stanno intorno ai 3-4 mila megapascal e che possono arrivare ai 10-20 mila se li rinforziamo opportunamente con delle fibre. Però ecco, i polimeri tal quali stanno più o meno lì. Le leghe di alluminio stanno intorno ai 70 mila megapascal, l'acciaio oltre 200 mila. Questi sono gli ordini di grandezza tipici dei materiali che conosciamo, no? Del modulo di rigidità. Abbiamo questo parametro, è un parametro affidabile, che ci consente di misurare, quindi, in un certo senso, l'integrità di un materiale polimerico quando andiamo a scaldarlo. E allora vediamo come questo varia quando scaldo un polimero. Prendiamo un polimero amorfo. Rappresentiamo su un grado come varia il modulo di rigidità aumentando la temperatura. Piccola precisazione, i numeri sull'asse verticale rappresentano ancora una volta ordini di grandezza, cioè potenze di 10 del modulo di rigidità. Per semplicità di lettura li ho scritti con colori diversi, una sorta di semaforo che ci indica la bontà di questi valori. Per intenderci, dalle decine di migliaia alle
centinaia di megapascale, il materiale è, passatemi il termine, buono per farci qualcosa, cioè mantiene una struttura sufficiente a renderlo un materiale adatto alla costruzione. Intorno alle centinaia di megapascale comincia a cedere, dai 10 megapascale in giù è completamente ammollito e assomiglia a una gomma, non è più adatto a costruire pezzi tecnici. Detto questo, partiamo. Prendiamo un polimero, misuriamo il modulo di rigidità a bassa temperatura. A bassa temperatura, bassa intendiamo temperatura ambiente o inferiore solitamente, le catene polimeriche se ne stanno aggrovigliate le une alle altre in una struttura rigida. I valori di modulo stanno intorno ai 3-4 mila megapascal e questo valore non varia molto con la temperatura. Arrivati ad un certo punto, però, si assiste a qualche cosa, a un fenomeno strano, a un crollo repentino della rigidità. Che cosa è successo? È successo che l'energia termica che abbiamo fornito per riscaldare il materiale ha fatto muovere, vibrare in un certo senso le catene polimeriche e queste, grazie a questa energia cinetica, questa capacità di muoversi, hanno iniziato a sgrovigliarsi le une dalle altre e a farsi trascinare quando il provino viene tirato. Aumentando ancora la temperatura, questo fenomeno accelera sempre di più e il materiale diventa sempre di più, possiamo dire, morbido, no? Il modulo precipita. Il fenomeno che è avvenuto è tipico dei polimeri amorfi e prende il nome di transizione vetrosa. In corrispondenza di una temperatura critica, proprietà del materiale, che viene appunto chiamata temperatura di transizione vetrosa, il materiale passa da un modulo, possiamo dire buono, spesso ottimo per renderlo materiale da costruzione, a valori che lo rendono di fatto inutilizzabile per la gran parte delle applicazioni meccaniche. Spero sia chiaro. Quindi i materiali termoplastici amorfi subiscono un crollo delle proprie prestazioni meccaniche in corrispondenza di questa temperatura. Ora vediamo come si comporta invece un materiale semicristallino. Ci teniamo in sottofondo la curva del materiale amorfo e vediamo se cambia qualcosa. A temperatura bassa, no, non cambia molto, ma è chiaro, nel materiale sia la parte amorfa che quella cristallina se ne stanno indisturbate e il materiale si comporta da solido rigido. Se aumentiamo la temperatura, però, cosa succede? Si assiste a un fenomeno simile a quello che abbiamo visto prima, la transizione vetrosa, cioè il rammollimento della fase amorfa. Solo che in questo caso il fenomeno non è esteso a tutta la massa del polimero, ma solo alla frazione amorfa, appunto, che in questo caso nel polimero semicristallino non è il tutto, ma solo una parte. Per questo il calo di rigidità sarà limitato e tanto più piccolo quanto più è alto il grado di cristallinità, cioè la percentuale di cristalli nel materiale. Il modulo di rigidità calerà, ma non in modo drammatico, e il materiale conserverà ancora valori buoni di modulo in un ampio intervallo di temperatura. Fino a quando? Beh, fino a che non raggiungiamo un altro valore critico di temperatura, quella alla quale l'energia termica che abbiamo fornito è così tanta che è in grado di rompere anche i legami che tengono insieme le molecole nei cristalli. A questo punto il materiale giungerà ad una vera e propria fusione, come in un solido cristallino, come in un metallo, passando da uno stato solido a uno stato liquido. Appunto una fusione. Ok, penso sia evidente da quello che abbiamo detto, da un lato quanto sia importante conoscere temperatura di transizione vetrosa e temperatura di fusione di un materiale al fine di scegliere quello più adatto ad un'applicazione che deve lavorare ad una certa temperatura. Cioè in un metallo come l'acciaio, un materiale come l'acciaio, ha una rigidità che diminuisce all'aumentare della temperatura, ma lo fa in modo progressivo e continuo. In un polimero no, un polimero presenta queste discontinuità del comportamento in prossimità di certe temperature caratteristiche e quindi bisogna capirle e conoscerle molto con la massima precisione. Soprattutto però voglio sottolineare ancora una volta come emerge la stretta, strettissima relazione che esiste tra la struttura microscopica di un polimero e quelle che sono le sue proprietà tecnologiche. Praticamente
Per questo è importante conoscere come funziona un polimero, cioè quello che abbiamo visto nella parte precedente, come è fatto e come funziona un polimero a livello microscopico. Vi faccio vedere brevemente un caso reale. Questi sono, ecco, riprendiamo il nostro grafico. Questo è una poliammide 6, grafico il modulo in funzione della temperatura di una poliammide 6, cioè di un materiale semicristallino con un discreto grado di cristallinità. Vedete che intorno ai 60 gradi centigradi circa il materiale ha la sua transizione vetrosa, ma è un materiale con un elevato grado di cristallinità, quindi il calo di modulo è piuttosto contenuto, tanto che mantiene valori di rigidità più che buoni fino quasi alla temperatura di transizione vetrosa, scusate, di fusione, che è intorno ai 220-230 gradi centigradi. Questo invece è un policarbonato, un materiale amorfo. Fino alla sua temperatura di transizione vetrosa, che è intorno ai 150 gradi, rimane perfettamente rigido. Però, superato questo valore, il modulo precipita in modo drammatico e anche velocemente, aggiungerei, nella zona rossa del grafico. I valori di Tg di un amorfo e di Tm di un semicristallino sono i parametri fondamentali per capire in che campo di temperatura lo posso utilizzare. Vi faccio vedere alcuni valori dei polimeri più comuni, non stiamo a leggerli tutti, faccio notare solo come, a conferma di quanto abbiamo detto, guardate l'ABS, la quarta riga, è un polimero amorfo, una temperatura di transizione vetrosa che sta in quel range tra 110 e 125 gradi, non si può usare un ABS al di sopra di quella temperatura, anzi è consigliato starci un po' lontano. Prendete un polietilene ad alta densità, HDPE, qualche riga sotto, è un semicristallino. Ha una temperatura di transizione vetrosa a meno 125 gradi e lo sapete tutti, sì che si può usare tranquillamente anche a temperatura ambiente o anche a temperature superiori a temperatura ambiente senza nessun problema. Anzi, il fatto che la parte amorfa sia gommosa e la parte cristallina sia rigida fa sì che un materiale così resista bene ad esempio agli urti, perché la parte amorfa rammollita aiuta a resistere e a tenacizzare il materiale. Tg e Tm, parametri fondamentali e importantissimi che riflettono fenomeni fisici fondamentali ma che servono per la progettazione. La brutta notizia è che quasi mai li troviamo nei fogli tecnici. Perché? Beh, perché sono parametri utili, fondamentali, ma che sono influenzati da molte condizioni al contorno. Diciamo, la temperatura di transizione vetrosa dipende dalla lunghezza delle catene, dall'assorbimento di umidità, dalla presenza di plastificanti, dalla pressione a cui vado a misurare questo parametro. La temperatura di transizione vetrosa dipende dal peso molecolare medio, quindi dalla lunghezza delle catene, dipende anche dalla storia termica, cioè da che sollecitazioni termiche ha subito il materiale prima di arrivare a fare la prova. Sono parametri che vanno misurati in condizioni estremamente controllate, che vanno sempre contestualizzati all'interno di una prova. Per questo raramente vengono indicati e utilizzati nei fogli tecnici. Si usano preferenzialmente altri parametri e ve ne faccio vedere due che trovate regolarmente anche sui nostri fogli tecnici. Sono HDT, Heat Distortion Temperature, e VCAT. Questi due parametri, come tante altre prove, non misurano, vi faccio vedere come sono le condizioni di prova, non misurano parametri fisici del materiale, come sono la Tg e la Tm, ma sono prove, possiamo definirle, tecnologiche, cioè forniscono parametri utili per l'analisi e il confronto tra materiali diversi, ma non riflettono delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale. La prova dell'HDT e la prova VCAT funzionano in modo analogo. Le guardiamo brevemente. Un provino di materiale viene posto in un bagno d'olio e riscaldato con una rampa costante all'incirca uguale per entrambi di 2 gradi al minuto. Nel caso dell'HDT, il provino è caricato a flessione e si guarda a quale temperatura la freccia, l'inflessione, supera i 0,25 mm. Nella prova VCAT è leggermente diversa, si preme con un punzone, con un penetratore, e si registra la temperatura alla quale questo punzone penetra il provino ad una profondità di 1 mm. Capite bene che non c'è nulla di particolarmente scientifico dietro i parametri di prova che vengono fuori da queste misurazioni.
tutti i parametri, la rampa di temperatura, la forza applicata, il 0,25 mm, eccetera, sono parametri di prova che sono stati di fatto inventati dall'ente normatore. In ogni caso sono i parametri che più di tutti si trovano nei fogli tecnici, quindi vale la pena di conoscere cosa sono e come vanno utilizzati. Rapportati al vero comportamento termico del polimero, come dove stanno l'HDT e la VCAT? Beh, possiamo dire che la differenza principale è che mentre l'HDT costituisce una stima della temperatura alla quale il materiale perde la sua capacità portante, possiamo dire, la prova VCAT valuta quella alla quale il materiale perde la sua stabilità di forma, cioè ammorbidisce in modo evidente. Per un dato polimero, quindi, il punto VCAT sarà molto più in alto e più vicino al punto effettivo di fusione nel caso dei polimeri amorfi o di rammollimento scusate, di fusione nel caso dei polimeri semicristallini o di rammollimento nel caso dei polimeri amorfi. Per una panoramica completa sulla struttura dei polimeri e sulle proprietà termiche, citiamo solo queste. Ce ne sarebbero molte altre di proprietà da citare, come la conducibilità termica, coefficiente di dilatazione, eccetera, ma andrebbero un po' oltre gli scopi di questi nostri incontri. In estrema conclusione vorrei però citare un'ultima proprietà termica, perché è quella che forse più di ogni altra ci viene richiesta, ed è la temperatura di utilizzo in continuo, ovvero la fatidica domanda che ci viene spesso rivolta, che è: fino a che temperatura posso utilizzare questo materiale per lunghi periodi? Ecco, la temperatura di utilizzo in continuo di un materiale è la massima temperatura accettabile al di sopra della quale le sue proprietà si degradano significativamente in un determinato intervallo di tempo. Appare chiaro come questa definizione sia piuttosto generica e quindi po si possa, possa essere anche facilmente influenzata da molti fattori come il livello di sollecitazione, il tempo di esposizione, eccetera, eccetera. Per questo esistono molte diverse metodologie e pratiche per la sua determinazione. Quella che probabilmente è la più diffusa fa riferimento alla normativa UL 746 B e C, quella dei Relative Thermal Index per intenderci, che sono appunto i parametri, le temperature massime di utilizzo in continuo che vengono di solito citate nella letteratura tecnica. Come vengono misurati e che cosa rappresentano? E la procedura è un po' complessa, ve la schematizzo qua in questo grafico preso proprio dal sito UL, che è l'ente normatore. Diciamo in estrema sintesi che si sceglie una proprietà di interesse, come può essere il modulo elastico che abbiamo visto, piuttosto che altra resistenza all'impatto, altre caratteristiche meccaniche che poi vedremo anche nei prossimi incontri. E si valuta quale temperatura dopo un'esposizione per lungo periodo che può andare dalle 5.000 alle 20.000 ore, 20.000 ore che vuol dire 2 anni e mezzo, quindi sinonimo di un per sempre a lunghissimo termine, si vede a che temperatura questa proprietà si è dimezzata. Bene, è chiaro che anche in questo caso siamo di fronte a una prova, per così dire, inventata, cioè viene prescritta dall'ente normatore, ma non riflette una vera e propria realtà fisica, che non è un fenomeno scientifico. Però in questo caso è molto utile che sia così, per limitare l'impatto sulla misura di parametri come il tempo di esposizione, il livello di sollecitazione, eccetera. Trovate questi dati abbondantemente elencati nei fogli tecnici, nella letteratura tecnica. La cosa interessante che si evince e che, ecco, in conclusione volevo farvi notare è che ancora una volta dipende dalla struttura del materiale. I polimeri amorfi, qui vedete la temperatura, il range di temperatura di utilizzo in continuo confrontati con la temperatura di transizione vetrosa, i pallini in blu. I polimeri amorfi, a maggior ragione se a lungo termine, devono essere impiegati al di sotto della loro temperatura di transizione vetrosa. Mentre i semicristallini, no, possono essere impiegati tranquillamente anche all'interno del range di temperatura che è stata la temperatura di transizione vetrosa e la temperatura di fusione. Un'unica piccola differenza: nel caso di utilizzo in continuo, quindi per lunghi periodi,
è bene non avvicinarsi, si può stare tranquillamente sopra la TG per i polimeri semicristallini, è bene non avvicinarsi troppo alla temperatura di fusione, perché se alziamo troppo la temperatura si innescano fenomeni diversi, di cui parleremo diffusamente nel prossimo incontro. Ecco, con questo io ho concluso. Vi ho detto un sacco di cose, per oggi è giusto che ci fermiamo qua. Spero sia tutto chiaro. Mi rendo conto che l'argomento non è dei più semplici, anche se a mio parere è affascinante. Vi ringrazio per aver partecipato e vi do appuntamento tra un mese per un'altra tappa di questo viaggio in cui parleremo di proprietà meccaniche, come si misurano, quali sono e come posso modificarle attraverso l'uso di cariche, rinforzi, additivi, che poi è il lavoro che fa Lati. Vi lascio tutti i miei riferimenti. Potete contattarmi in qualsiasi momento, sarò felicissimo di darvi qualsiasi chiarimento, approfondire gli argomenti e perché no, se volete darmi qualche suggerimento, ben volentieri. Vi ringrazio molto, se rimane un po' di tempo, sì, avremo ufficialmente 3 minuti, possiamo anche sforare un attimo. Se c'è qualche domanda, se avete scritto qualche domanda nella barra, adesso vado a cercarla. A tutti quelli a cui non potrò rispondere, nei prossimi giorni scriverò una mail a quella che avete fornito in fase di registrazione per rispondere alle domande. Ancora molte grazie a tutti per l'attenzione e la partecipazione.